Dreamers, io sono Francesca e... qui è Joseph Gamer! Ormai sta arrivando troppo spesso lui sul canale! Ed è solo un bene! È solo un bene! Vai via! No, non vado via! Nel video di oggi apriremo questi nuovissimi slime della Skifidol. Si tratta degli slime originali Skifidol, 100% Skifidol. Me l'avete richiesti in tantissimi, quindi eccoci qui con l'aggiunta della special guest. Questi slime, come sempre, come ogni slime della Skifidol, viene venduto in edicola al prezzo di 2,99€. Barattolino slime, cioè guardatelo quanto è figo, più il magazine. Non dimenticate di farvelo dare dal vostro edicolante, perché fanno i furbetti e se li tengono, anche se non ho capito perché. Un giorno lo capiremo, ma non sarà questo il giorno. Se quindi siete curiosi di vedere questi slime, se siete curiosi di vedere la reazione di Joseph a questi slime, lasciate un bel mi piace adesso. Iscrivetevi ai nostri canali e attivate la campanella per non perdere nessuna notifica. Seguiteci anche su Instagram, ci trovate come French Dreams Official e Joseph Gamer. I link per seguirci saranno in descrizione e nel primo commento di questo video. Come al solito, adesso andiamo a salutare qualcuno. Oggi saluto Marianna Sforza e Matilde Congia. Come sempre, le regole per essere salutati saranno giù in descrizione. Mi raccomando, andatele a spulciare e tu non sbirciare già nella scatola. Ho già fatto, troppo tardi ormai, non vedevo l'ora, volevo vedere, vabbè, ok. Quindi andiamo ad aprire, dai, sì, vai. Partiamo con quest'altra inquadratura per farvi vedere meglio le cose. Allora, questa è la nostra scatola, è immensa. C'è scritto Skifidol Slime Original Slime 100% originale, best seller in edicola. Infatti questo dovrebbe essere il primissimo slime uscito della Skifidol. Super viscidoso, super profumato e soprattutto super colorato. 6 colori fluo e 6 colori Skifi. Skifi! Rivista più Skifidol, 2,99€. Allora, noi per avvantaggiarci abbiamo già scartato tutti gli slime eccetto uno. Non abbiamo pucciato le dita, non abbiamo fatto niente, non abbiamo visto nulla, quindi siamo ancora all'oscuro. Li abbiamo soltanto scartati perché ogni slime è chiuso con una pellicola trasparente che è facilissima da aprire. Guardate, vi basta fare così e la pellicola viene via. Essendo 12 colori, 6 colori li scarterò io e 6 colori li scarterà Joseph. Scegli che colore vuoi e poi andiamo a vedere il magazine. Allora, posso? Vado a caso? Dai. Allora, voglio questo, poi okay, vediamo. Voglio questo. Voglio questo qui, poi tocca a te, vai, scegli tu. Voglio questo viola e anche okay. Questo turchese. Ah, quindi questo ne scegli più di uno, sì. Addirittura, va bene. Ha scelto lui. Io prendo questo giallo, poi dai, prendo questo qui che suppongo sia bianco. Vedremo. Oh, qui c'è scritto Skifi Transparent Profumo Coconut. Suppongo sia questo, quindi lo vado a scegliere. Io voglio il rosa. Per me resta l'ultimo e prendo questo qui. Io prendo l'altro. Ora in super velocità andiamo a vedere il magazine. Hanno due, numero 1, officina editore. Allora. Come al solito qui ci sono un po' di avvertenze. Mi raccomando, chiudete sempre bene gli slime, perché ricevo sempre tantissimi commenti: oh, ma come hai conservato lo slime? A me si è indurito. Dipende tutto dalle confezioni. Se chiudete bene le confezioni, gli slime vi dureranno una vita. Ci sono un po' di curiosità, qualche giochino, qualche DIY che nei magazine Skifidol non mancano mai, le leggende su David Bowie, qualche curiosità sulla lavanda, mongolfiere, la conoscenza della storia e poi qualcosa di horror files, la Grecia, e questo è il nostro magazine carinissimo, pieno di informazioni interessanti. Mi raccomando, leggetelo quando lo avete il magazine. Adesso rintroduciamo una nostra vecchia amica del canale, la tavoletta di Tiger. Oh, eccola qua. Scegli. Inizio io, vado. Sì, questo è fluo rosso profumo strawberry. Allora, ah, si apre in maniera facilissima. Vado io. Sì, annusiamolo. Vai, annusalo. Wow, è fragola. Si sente tantissimo. Si sente tantissimo. Vediamo. Guarda com'è che fa. Ah, ragazzi, toccalo. È fighissimo. È un water slime gigloso, bellissimo. Al tanto un po' viscidoso. Vabbè, proprio come questo, gli slime. E questo è l'effetto che dovrebbe avere. Vediamolo, vado a far cadere pian pianino. Ed eccolo qui. Fa anche il suo rumore caratteristico. Ok, quindi questo è il tipico slime Skifidol. Ok, Joseph non sa giocare con gli slime. Guarda, l'esperta qui sei tu, è normale. Ma guardatelo, è fighissimo. È di un rosso super extra mega acceso. Ed è tipico dei water slime il fatto che si spezzino. Cioè non si può allungare in maniera stratosferica. Ma scommetto che farà anche qualche puzzetta, vuoi vedere? No! Un pochettino sì, si è sentito pochissimo. Ha fatto una timida puzzetta, ma io voglio le puzzette vere, dove sono? Io andrò con questo qui viola. Sulla confezione c'è scritto Original Slime. Sotto, vabbè, le solite avvertenze e andiamo subito ad aprirlo. Oh, questo viola è Skifi Viola Profumo Blueberry.
Vediamo. Ok, sì, profuma blueberry, sì, sarebbe si sente. Tipo mirtillo. Tipo frutti di bosco, una sì. roba del genere. Oh, è freddo. Freddo. È un fucsia, un viola, accesissimo, bellissimo, wow. Questi sono gli slime per fare gli scherzi. Sono gli slime perfetti per fare gli scherzi. Gli slime di carnevale sono. E quindi facciamogli fare qualche suono più scoppiettoso, cioè più acquoso. Ma se c'è il suono dell'acqua! Se fai così, non fa suoni. Ma se fai così... Proprio il suono dell'acqua, ma è una cosa... Fighissima. Si sente anche a distanza che ha un buon odore. No. Lui l'ha fatta la puzzetta, ha fatto uno scorreggia. Lasciano qualche piccolissimo residuo sulle mani, ma è tipico del water slime. Non esiste un water slime che non lasci residui. Tu vai con fluo arancio profumo orange. Questo è bellissimo, vediamo. Vabbè, questo sa di arancio, ma si sente... Oh, mamma, questo sa di vitamine, proprio all'arancia. Sì, ma proprio, è proprio arancia. Ed eccolo qua, è freddissimo! Sì! L'altro non era così freddo, quello rosso. Bello, mi piace un botto. Questo ma me lo rubo, posso rubarmeli dopo. Sì, sono tantissimi, quindi uno te lo concedo. Ah, meno wow. male. Wow, sembra una di quelle caramelle gommosine, vero? Un po' sì. Dà questo effetto, comunque è freddissimo, però... Si fa lavorare molto molto bene, sì. no? Passiamo al prossimo, Francesco. Voglio andare a questo blu. Vediamo. Che dovrebbe essere azzurro fluo profumo frutti mix. Mi vedete abbassare lo sguardo perché lì abbiamo la scatola e sui lati c'è scritto i frutti, i vari gusti. Allora andiamolo subito. Oh! Che è questo? Wow! Adesso non esce più. Cos'è questo effetto? Guarda! Allora, questo abbiamo detto è fruit mix, quindi è tutti frutti. Che poi sai qual è il discorso? Ti dà l'impressione che sia acqua, però lo vai a toccare e poi tutti non rilascia frutti. Acqua. Eh sì, si sente che è proprio sì, fruttato. Sì, è un mix, sì. Questo è un po' più appiccicoso, ma è più figo. Cioè, non lo so perché rispetto agli altri, guardalo, è fighissimo. Sì, cambia... Perché è appiccicoso, ma comunque non ti lascia il residuo sulle mani. Bello, questa colorazione per ora forse sì. è una delle mie preferite, sai? Sì, sì, wow. Questo si allunga anche un po' rispetto agli altri, vedi? Esatto. Proprio perché è un po' più appiccicoso. Ben detto, ci sta, questo è molto bello. Vado io ora, Francesca, sì. vado con il giallo, gusto, vediamo. Lemon, come fluo. Supponevo. Si sente tantissimo il limone, Francesca. Ma questo è detersivo per i piatti. Ma guarda. Sono divertentissimi, fighi un botto. Oh, eccolo qua, anche lui freddissimo. Molto bello anche questo giallo. Il mio preferito per ora resta quello di prima. Però vabbè, questo sono blu. Gusti, questo blu. Però anche questo è molto bello. Sì, e poi tra l'altro si vede. È sembra molto essere morbido. Jelly. Esatto, jelly, ma anche abbastanza compatto. Stava facendo qualche timidissima puzzetta, ma poi ci ha ripensato. Si è reso conto che lo stavamo ascoltando sì, e ha cambiato idea. Ha cambiato idea. Va bene, tocca a te, Francesco, tocca a te. Vai. Voglio andare a questo perché questo è uno dei miei colori preferiti ed è Skiffy Smerald. Smeraldo, in realtà, non so perché l'ha detto in inglese. Profumo menta. Eccolo qui, anche questo carino, molto bello. Ma questo sembra quasi un budino per Non abbiamo sentito il. Vediamo. Wow! Sente questo un è proprio botto. Gomma da masticare. Sente tantissimo. Wow. Ti dico, per ora tutti i profumi sono mi ben accentuati, sì. ci stanno, sono molto Non figli. Sono quei profumi che a un certo punto danno fastidio. No. Sono molto delicati, forti ma delicati. È compattissimo questo. Molto carino, molto molto figo. Io vado adesso... Ancora tu, wow, che non trovi pace. Voglio adesso con questo. Ok, ci questo stai? È Skiffy Transparent Profumo Coconut. Eccomi qua, vediamo. Eh sì, mi sa di sì, Francè. Ah, ok, ho dovuto pucciare il naso dentro per sentirlo. Sì. No, ma si sente però, io l'ho sentito, sembra quasi latte. Figo. Molto molto figo questo, mi dà un senso di purezza. Facile. Vabbè, normale, è tutto bianco. Però anche questo è molto molto buono. Guarda qua. C'è il suono che fanno che mi sembra stranissimo. Se poi tutta questa cosa d'acqua, sto suono mi... Sì, è fighissimo. Mi fa una sensazione strana. Zitto. Guarda. Cioè, dovevo arrivare io, Francia, per farlo. Hai visto? Ma ancora. Non so, non si sente più, basta. Però c'ero riuscito. Io vado a questo qui rosa, un semifucsia, che è fluo rosa ed è profumo cherry, quindi ciliegia. Ok. Anche questo è molto super bello. Super acceso come colore, super super extra mega acceso, ma anche un po' trasparenticcio, vedi? Aspetta, prima che lo rompi, vedi dietro le mie dita? Sì, sì, si vede. Quindi è trasparenticcio come base. Questo ti piace?
Un botto! Ma tantissimo! Odora come quelle calecche che piacciono a te, sì, di Dracula con la gomma dentro. Perché sono ciliegie praticamente. Sono ciliegia. Ottimo! Guarda, queste sono le sue calecche preferite. Sì. Anche guarda, questo è fighissimo. Mi piacciono. Sono felice che comunque la Skifidol abbia riportato questo tipo di slime. Oh, questa è la mia colorazione preferita in assoluto. Non appena l'ho visto. Wow, questo è pienissimo. Aspetta, quale stai aprendo? Profumo Sweet Skifi Blu. Guarda, guarda, guarda. Voglio usarlo. No, è ottimo anche il sapore. Cioè, no, il sapore no, perché... È qualcosa di caramelloso. Sì, però non riesco ad identificare. Che poi dicevo il sapore, ma in realtà è il... profumo. Il profumo, esatto. Davvero molto figo. Mi fa sempre una sensazione strana utilizzare lo slime. Non lo so, guarda. Ma poi quando faccio le reazioni con te, facciamo sempre questo tipo di slime. Devo farti provare anche altri tipi di slime. È vero, dalla prossima volta li proveremo. Chi lo sa? Questo qui, verde, che è fluo verde profumo apple, quindi mela. Ah, e va bene. Apple. Vai, va. Apple. Ed eccolo. Wow, bellissimo. È un verde prato. E profuma incredibilmente di mela. Sì, si sente un botto. Ma come hanno fatto a fare? Cioè, capito? Si sentono troppo. Cioè, si sentono troppo bene. Questo è il discorso. Questo ha una consistenza quasi cremosa. Rilassante. Questi, se volete, li potete mettere anche nei palloncini. Fate degli antistress con il palloncino. Ma sai, non ci avevo mai pensato. Deve fare la puzzetta. Se non fa la puzzetta, ci vediamo. Vediamo che succede. Vai, vediamo. No, non l'ha fatta. Francesca, le faccio. Allora, a me. Ho un'ultima possibilità poi con il mio. Tocca a me nel frattempo. Ed eccolo qui. Questo qual è? Vediamo. Allora, è quello Skifi Verde profumo pera. C'ha anche il colore delle pere. La colorazione è bella. La colorazione sì, il colore è molto, figa. Molto bello. Anche il suo profumo. Vabbè, è molto dai, figo, ci sta. Lo uso lo stesso. Vediamo. Si è sente. È pera, però non è quel pera fastidioso, anzi. Vediamo anche l'ultimo, Francesca. Vai, posa questo, vediamo. Mamma mia! E poi allora l'ultimo. Abbiamo l'ultimo profumo candy. Vediamo. Che è quello rosa. Skifi rosa. Questa apertura è incredibile e impressionante. Senti. Ma come fa questo suono? L'ASMR più bello secondo me si fa con i water slime. Stranissimo. Dovrei farlo un video sul canale ASMR con solo slime water. Ed eccolo qua. Bello, vediamolo. Allora, aspetta, il nome qual è? L'hai già detto? Sì, Skifi Rosa profumo candy. Ah, quindi caramella tipo? Sì, infatti. Vediamo. Odora di zucchero. Si sente un botto che caramella, sì. Sì, il colore, stavo dicendo, il rosa è un colorissimo. Il colore rosa è proprio bellissimo. Morbido, morbido, morbido. Ma se lo strizzo forte, 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 si sbriciola. Però è il tipo di slime, cioè quando lo acquistate sapete che state acquistando un water slime, uno slime super extra mega jiggly. Questo è lo slime jiggly per eccellenza e mi piace tantissimo. Certo, non è tra i miei tipi di slime preferiti, però comunque mi piace un sacco questo. Quindi chiudo il mio ultimo. Allora dimmi, qual è stato il tuo preferito in assoluto? Guarda, ce l'avevo già in mano il mio preferito ed è questo. Mi dispiace, okay. Il colore mi ha colpito un botto, quindi bellissimo secondo me. Il mio preferito invece è questo qui, quello lì, a ciliegia. Il profumo è incredibile e anche il colore effettivamente sono bellissimi. Anche se in realtà tutti i colori sono bellissimi, perché come dicevo sono colori pieni, brillanti. Sia quelli fluo che quelli schifi. Che poi tra l'altro è una semplice questione di gusti, quindi sì, ognuno di noi può preferire, sì, quello, sì, che qui vuole. Qui davvero dovete andare per colore preferito e per profumo preferito, che poi sono indicati tutti sulla scatola e quindi andrete benissimo a sceglierli. Per me sono stra approvati e per voi fatemelo sapere giù nei commenti. Fatemi sapere se li avete acquistati, se li acquisterete, che colori e profumi avete acquistato. Sono molto molto curiosa di saperlo. Lasciatemi piace se volete altri video reazioni slime e altri video in compagnia del mio ragazzo, e per iscrivervi al canale cliccate qui sul mio faccino, qui per iscrivervi al canale di Joseph e qui per vedere altri video. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!